William James, il grande filosofo americano, una volta disse: iniziate ad essere ora quello che vorrete divenire d'ora in avanti. Vi chiederete, ma come? La più grande guida del nostro iniziare ad essere è l'immaginazione, ovvero l'abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Avere immaginazione richiede coraggio e impegno, ma allo stesso tempo ci dona speranza, la speranza di poter decidere il nostro destino. E le decisioni che prendiamo si confermeranno giuste in futuro. Dal semplice fatto che possediamo il talento di immaginare il nostro futuro in mezzo a tutte le possibili vite che scorrono davanti ai nostri occhi. Per quello che vale, non è mai troppo tardi. Per essere quello che vuoi essere. Non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare. O rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Oggi e domani lasciate che ogni giorno spunti e splenda. Continuate a sorridere e non arrendetevi mai, anche quando la vita si fa deprimente. Perché? Tanto non capirete. Non lo capiscono perché lo facciamo. Le cose che vuoi cambiare di te stesso sono ciò che tu sei, sono la tua forza. Negale e non sarai nessuno. Guadagnato il diritto ad essere quello che è, nessuno glielo toglie. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. Nel corso della mia esistenza ho lasciato brandelli di cuore qui e là. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Tu sei molto più di quello che sei diventato. Perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Sono certe cose per cui vale la pena di vivere. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa,